Enzo, grazie a te, a Bianca, a voi di Mezzogiorno di Fuoco, una comunità vivace che produce idee, che guarda avanti. Nell'intervento di Luciano mi piace sottolineare come, correndo il rischio di dimenticare qualcuno, ha voluto però citare dei nomi che nella politica nostra e non soltanto nostra hanno un significato e sono quella memoria che è indispensabile per poter guardare avanti in maniera positiva. Oggi siamo in campagna elettorale e voi siete qui per sostenerci e noi dobbiamo dare a voi delle motivazioni in più, a tanti di voi che da militanti, da simpatizzanti, da rappresentanti istituzionali vi stringete intorno a questo progetto del Popolo della Libertà per il governo del Paese. Qualche minuto fa, un'ora fa, io leggevo le agenzie e mi ricollego a quello che dicevi tu, Bianca, e Monti è andato fuori di testa con una frase dicendo: beh, vorrei comunicare al popolo che la Merkel non vuole che il PD governi. Ora, a parte sarebbero problemi loro, però di insomma, pensare che in qualche modo si venga in un paese sovrano e si consenta un'invasione di campo, la dice lunga su quella che è la cultura che sostiene quello che non so se poter dire un progetto Monti, perché io devo fare ammenda, io insieme a Luigi Compagni e a tanti parlamentari nelle aule istituzionali lo abbiamo votato Monti, lo abbiamo votato sperando che facesse meglio di noi. E oggi io riflettevo su come il famoso tempo dello spread che comparve rumorosamente sullo scenario, spread, non se n'era parlato, improvvisamente alla fine del 2011 c'era questa impennata e tutto lo facevo risalire al governo, all'azione del governo. Io umilmente lavoravo, grazie al partito regionale, nazionale, al presidente Berlusconi, ero al governo come sottosegretario ai beni culturali, mi sentivo investito da una responsabilità e quasi mi colpevolizzavo come se l'azione del governo potesse determinare lo spread. Allora io oggi faccio una riflessione e la offro a voi. Oggi abbiamo, e Bianca lo ricordava, tutti gli indici economico-finanziari del paese drammatici. Paese in recessione, cresce poco, addirittura non cresce proprio, le prospettive 2013 sono nere. Perché lo spread non aumenta? Perché lo spread è aumentato perché a un certo punto si era messa in discussione l'euro e su spinta della Germania la BCE, la banca europea, non garantiva più in ultima istanza quella che era l'esposizione dei paesi amici. Quel punto lì, quella finestra è stata il momento in cui c'è stata l'impennata dello spread, fino a che con l'intervento degli Stati Uniti sulla Merkel, Draghi, come voi ricorderete, richiamò la BCE a garanzia e lo spread metteva più in discussione. Quindi l'azione del governo, come voleva si dimostrare, non c'entra. Ed è un argomento che è stato usato contro di noi e contro l'azione del nostro governo. La nostra è una ricetta tra quelle che oggi si propongono sicuramente la più convincente, perché liberare il paese da alcune pesantezze, liberarlo dalle tasse che lo schiacciano sicuramente, liberarlo da tasse inique come l'IRA, come l'IMU, oggettivamente dovrebbe in qualche modo generare fiducia e speranza per il futuro. E sorprende come si abbia così poca considerazione dei nostri cittadini che se arriva una lettera a casa che dice: guardate che se vi votate io vi levo l'IMU, questo significa in qualche modo voto di scambio. Anzi, io penso che sia una cosa consapevole. Io ti offro un punto programmatico e te lo sottolineo perché è un'assunzione di responsabilità piena e questo fa scandalo. E non fa scandalo chi pubblicamente in trasmissioni televisive in qualche modo si attribuisce lauree, master che non ha, dopodiché questo non so come chiamarlo, se non follia, e ce ne sono tanti. Monti ha avuto la possibilità di stabilizzare il paese, gli era stato offerto di federare un'area politica, ha rinunciato a farlo e oggi sta dimostrando tutta la pochezza, perché io lo ricorderò in due passaggi, mai metterò il nome nel simbolo perché sono contro i partiti personali, mai farò campagna elettorale contro qualcuno. E io, avendolo votato e ci sentiamo dati dei cialtroni, oggettivamente penso che sia un punto molto basso in cui chi è senatore a vita, chi ricopre un incarico istituzionale di quel livello, abbia condotto le istituzioni. E una parola sul Mezzogiorno, fatemela dire in chiusura.
forse se ne parla poco del mezzogiorno in campagna elettorale, però il mezzogiorno è anche quello che cresce con una presidenza della nostra regione, con Stefano Caldoro, che in silenzio ma quotidianamente risana i conti che ha trovato terremotati. Lo fa, a mio avviso, con un aplomb istituzionale assolutamente da sottolineare, e dall'altra parte c'è chi scatena l'odio sociale. Ecco, quello è un modello di società, è un modello di paese che noi dobbiamo respingere, perché per poter uscire dalle secche il mezzogiorno ha bisogno di un confronto sicuramente duro, ma che sia un confronto che nasca nel rispetto. Invece quello che sta accadendo in questi ultimi giorni di campagna elettorale dimostra come alla fine la pochezza di argomenti degli altri, in fondo, se volete, è anche un punto a nostro favore. Poi esiste, ho finito perché questa la tengo qua, esiste il porcellum del porcellum. Il porcellum del porcellum è quello di Grillo, e c'è il porcellum e noi non lo volevamo, ma poi c'è il porcellum del porcellum, per cui ci va Grillo sugli spalti, parla, però noi non sappiamo chi sono i suoi candidati, non ce li fa vedere e non li fa parlare, non li fa intervenire, quindi fa un'ulteriore selezione. Ora, io non sottovaluto Grillo, non lo demonizzo, per carità, perché non sarebbe presuntuoso da parte nostra farlo, forse la politica, quella tradizionale, ha mancato qualche appuntamento. Però oggettivamente io offro solo questa riflessione. Qui c'è un signore che aggrega sicuramente, che fa spettacolo, quindi voglio dire, lo fa gratuitamente nelle piazze, però non ci fa vedere quelli che noi votiamo, che i cittadini dovrebbero votare e mandare nelle istituzioni. Ora, io non penso che la palestra istituzionale sia la Camera o il Senato. Si inizia, come ci hanno insegnato, dalle istituzioni più basse, si fa la palestra e poi si arriva a legiferare. Noi arriviamo nelle aule legislative e ci mandiamo forse, non so, 50, 60, quanti saranno, parlamentari che non faranno altro, a mio avviso, e mi auguro che non sia così, di rendere sempre meno autorevoli quei consessi. E quando questo succede vuol dire che parlano sempre in pochi, che la democrazia non è più rappresentativa, e quello è il vero pericolo per il Paese. Grazie a tutti. Grazie.